Oggi alla Unica gli operai sono tornati al lavoro, ancora sconvolti per la morte del loro collega colpito al collo da una scheggia di metallo impazzita. La magistratura intanto ha iniziato le indagini, deve essere ricostruita nel dettaglio la dinamica dell'incidente mortale, costato la vita a Jetsim H, operaio 48enne. Sono ancora in corso sopralluoghi in azienda. In primo luogo, da dove è partita la scheggia? Dal macchinario di Jetsim o da un altro? Il sindacato FIOM in una nota chiede che siano accertate le cause e chiarite le responsabilità di questa tragedia il prima possibile. Un'azienda in salute che non aveva problemi, spiega un esponente dell'RSU e che aveva anche investito nella sicurezza. Sono sicuro che l'azienda ha sempre fatto il meglio per quanto riguarda la sicurezza. Poi se ci sono delle mancanze, comunque anche in altre aziende non è tutto perfettamente in ordine. Si trovano sempre qualcosa che non va, però qua in linea di massima si è sempre fatto il massimo per lavorare in sicurezza. L'ennesima tragedia sul lavoro in un anno decisamente nero, soprattutto per l'Alta Padovana, sottolineano i sindacalisti della FIOM CGIL, impegnati in molte vertenze. Un anno iniziato con la crisi Anselmi, che si è fortunatamente risolta, ma che ha segnato il territorio del campo sampierese. La FIOM di Padova, inoltre, si è detta disponibile ad offrire tutto il supporto necessario alla moglie e alle due figlie di Jetsim H.